Ciao a tutti, stasera siamo qua con Flavio Pirini, che ormai Ciao. È praticamente una delle colonne portanti Resident. Del Pickwick. Resident. Caschio, cioè, ma tu sei oltre. Mi fai sentire vecchia se cominci a usare questi termini. Ah, sì, lasciamo stare. Ecco. Pensavo che lui fosse oltre così. Non più vecchio, più del vecchio. Non resident, ma president. Esatto, lui è president onorario del Pickwick. Vedi che è un comico. Ogni volta che viene a trovarci ci porta un ospite nuovo. Stasera Walter Leonardi. Ciao, Walter. Ciao. Grandissimo attore di esatto. teatro, di cinema e anche... esponente anche di esponente del cabaret milanese. Stasera dicevo non facciamo l'inizio come al solito, fammi entrare quella roba lì teatrale, troppo teatrale. Siamo in un club, entriamo, buonasera, benvenuti, come va, ciao, stai bene, quelle robe lì. Dai, oh, fammi entrare, dai, ti prego, fammi entrare. Dai, cazzo, fammi. Sono qua in coda da 3 ore. Appunto, sono 3 ore che mi stai. T'ho detto di no. Ma perché no? Ma perché non sei sulla lista? Ma che lista? La lista, se c'è il tuo nome sulla lista entri, se non c'è il tuo nome sulla lista non entri. Ho già guardato. Ma guarda, non hai neanche guardato. Ho già guardato. E vabbè, allora riguardiamo. Allora avanti, nome. Il mio me lo ricordo. Tu te lo ricordi? Io Francesco. Francesco come il Papa. Intendo dire poi Francesco, poi. E poi il cognome. Il mio cognome. È anche quello, il mio me lo ricordo. Vavatteri. Lo so, chiedi a me, non ho capito. Che cazzo sei tu che c'hai la mano? Ma io ho la lista, ma saprei come ti chiami. Vavatteri, no? Vavatteri, morta lì. Dai, dai. I dialoghi sono dei più dialoghi che canzoni, mi sembra, in questo spettacolo, cioè così. Sì. Però sì, viene tutto da là, però sono dialoghi, non ci sono monologhi. Sì, non è una cosa, diciamo, di cabaret a pubblico o di monologhi fatti verso, sono più sketch, dialoghi a due, noi siamo due in macchina e che chiacchierano di tutto, anche il modo, poi i dialoghi sono un po' surreali, sono un po' folli e ovviamente parlano dell'oggi. Andavi, ti mancava un limone? Andavi dal vicino. Un po' di zucchero? Andavi dal vicino. Un po' di sale? Andavi dal vicino. Il vicino gentile ti diceva? Hai rotto i coglioni, vai a fare la spesa, cioè non è che io c'è scritto smart. L'esperienza del cinema, l'esperienza del grande schermo dicono tutti essere molto diversa rispetto a quella del teatro. Un po' è diverso, cioè è molto diverso. Nel cinema hai una ripetizione che è completamente differente dal teatro, hai delle prove che sono completamente differenti, hai un uso del corpo che è completamente differente, della voce. Insomma, il cinema, appunto, se io faccio così alla telecamera o se faccio così alla telecamera è completamente differente. Lo stello. Lo fai marinare, ramato perché toglie quel esatto, silicone, marinato nel silicone ramato. Quanto tempo? 3 mesi. Fai marinare 3 mesi? È un piatto estivo, diciamo. Quindi grazie mille e adesso noi aspettiamo di vedervi. Buona serata ragazzi. Ciao. Vai, assolo di ukulele, vai. Bravissimo. È questo fiume di note che è incredibile, la velocità, 720 bpm. Vai, numero. Abbiamo la connessione, ci asciughiamo con il phon. Abbiamo la demo socio libertà, ma fondamentalmente ciò che ci governa non si sa. Ma fondamentalmente ciò che ci governa non si sa.